Siamo qua a Oddio, che mi hai fatto accorgere. Silea Che e grande. tipo Mamma non mia. si vedrà un cazzo, però dobbiamo, che film dobbiamo andare Necropolis. a vedere? Andiamo a vedere Necropolis. Che è Necropolis? E niente, praticamente qua c'è Andrea e qua c'è Zuzu. E Bello. la cosa bella di questo, cioè del film sappiamo un cazzo, però la cosa bella che è Quindi cosa che parla successa, di Necropoli? Non sarà boh, parlerà della necropoli, delle tombe di Francia. tipo un mistero. E la cosa La peggiore è che tomba d'acqua di praticamente Mario. noi non sappiamo un cazzo del film. Siamo andati in un ristorante qua del cinema e praticamente abbiamo ordinato, abbiamo mangiato, siamo andati fino alla cassa, però dato che c'era tanta gente, E poca voglia di pagare. soprattutto poca voglia di pagare, Se no è basta. c'era la cameriera ritardata che non sapeva chi eravamo. In sostanza, cos'è che abbiamo fatto? Muore scoreggiato, si direttamente. Siamo In scappati. sostanza siamo scappati perché tipo c'era anche tanta fila, quindi siamo andati là e abbiamo detto: oh, se Andiamo via. andassimo? Se andassimo senza pagare, l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto, basta. Ora siamo scritti. Fai vedere dove siamo. Siamo tipo dispersi in queste strade. Perché abbiamo pure che la polizia ti dice Ecco, il intanto. film inizia fra un'ora. E niente. Tra un'ora torniamo al cinema a vederci questa Sì, tra merda. un'ora. Sperando che nessuno ci sgambi. Boh, veramente, noi siamo entusiasti. Adesso abbiamo 31 euro. E siamo decisi di usarli per ubriacarci o prenderci una Ford. Vedete, qua c'è il coso delle Ford in teoria. Ti compri anche un fanalino con 31 euro. Vabbè, oh, con 31 euro Ti faccio già compri lo qualcosa. specchietto, il vetro dello E specchietto. niente. Inizia bene questo film. Sì, dai. In realtà del film può fregare un cazzo, basta stare Abbiamo una fila. appena Finito finito di di... guardarci il film e Sì, infatti. siamo praticamente delusi perché ci faceva cagare il cazzo. Almeno parlava praticamente di, come si chiama, di una ragazza che faceva l'archeologa e stava cercando la pietra filosofale. Già là io Ermione, personalmente Ermione. io già l'avevo pensato, beh, il film è da bocciare. Meno male, sì. Sì. Poi vabbè, è partito così a caso e da lui è andata a cercarsi un turista che si chiamava Papillon. Cioè, la guida era Papillon. Il C'è tipo personaggio. scena di questo qui, tipo di l'archeologa che va boh, nel bar, tipo nel party, e chiede di Papillon, va da Papillon e gli fa: oh, andiamo tipo. Cos'è che gli ha chiesto? Mi porti giù tipo nella Sì, catacomba? a trovare l'oro, tipo. Boh, c'è da nulla così, non ha alcun senso, cioè come se vado in un bar e trovo tipo conoscenti che Sì, si porti giù in una tipo catacomba. tu vai adesso, immaginate, andate in un bar qualsiasi, chiedete, vi porti nelle catacombe della tua città, magari fai. Che cazzo è, Che boh? cazzo è? Uno dice che cazzo vuoi? E E invece praticamente non lo c'è giù. l'oro. Però questo Papillon a noi ci è piaciuto, Sì, hai meno ragione. male, era il personaggio più figo perché era figo, tipo aveva un taglio di capelli bruttissimo, che però lui stava da Dio. Chissà come. E si vestiva strada un figo, perciò per noi era il top. E difatti il momento più brutto del film è quando lui è morto. Spoiler! Spoileravamo tanto Tanto di che. cazzo lo vado, sta merda. Sì, noi Se tanto lo guardate spoiler. in streaming, sto film di merda, Sì, secondo oh, me. ecco, è un brutto film. Sì, Papillon muore, ecco l'unico spoiler che vi diciamo perché è quello che ci ha fregato, cioè ci ha attristito. E sti qua praticamente vanno alle catacombe a cercare questa pietra filosofale. Il resto secondo noi è pura merda, film trash. Tu Zuzu che ne pensi? Brutta, brutta. Minimale È proprio. vero, di quello che fai tu meglio. E se vogliamo passare i voti. No, aspetta, c'è più che altro anche, non so, i momenti di paura, tipo i soliti boom improvvisi. Boh, Sì. non colpisco Sì, proprio no, zero. non Quindi sono. Cioè, non è un sei film. indifferente, cioè. Ti fa solo tipo. Capisci quando è il momento in cui ti danno qualcosa di improvviso perché la scena rallenta. E dal Sì. nulla. Cioè, boom! Poi ho girato un documentary, tipo, Boh, e poi. telecamera a mano e boh, tutti i Sì. coglioni ormai, troppo figo sta storia. L'unico problema più grande poi è stato il fatto che noi abbiamo avuto la conferma che non siamo tipi da guardare i film insieme. Infatti c'è stato il solito italiano medio che voleva seguire il film e ci ha rotto i coglioni perché noi stavamo parlando di giudicare Papillon, perché noi stavamo elogiando Papillon. Che Non è poi che sì, nome è perché Papillon? non sapeva apprezzare il personaggio, Vabbè. dopo. La chicca è stata che la sua tipa alla fine del film ha detto che è un film psicologico. Non si sa cosa abbia di psicologico, cioè Sì, cioè. Erased cos'è allora? È un film Sì. d'azione? È un cinepanettone, Sì. quindi. No, veramente, ci ha stupito anche questa storia. Cioè, se vogliamo dare il nostro consiglio è da guardare in streaming Sì, in una ormai serata. neanche cinema, ma in compagnia sempre, Sì. cioè, ma tanta compagnia, Ma non tanta quello che compagnia intendo. e non andando con l'intenzione di seguire il film. Sì, esatto. Perché non è da seguire questo film. È solo da parlare e sparlare. E Boh, niente. i voti? I voti. Vai Io. Zuzu, vai prima tu. 3, dai. 3. 3 su 10? 3 su 10 tu? Cazzo, cattivo. Boh,
Boh, Papillon vale 1,5, perciò il film dai 4,5, sì. Sì, anch'io ho dato 4,5, anche perché c'è Papillon, però ho dato 5 solo perché c'è Papillon. Cioè, io avrei dato 2, però per Papillon do 3 voti, perché è un personaggio molto ben caratterizzato nella sua povertà. Soprattutto a me è piaciuto il modo in cui l'hanno incontrato, perché... Sì, sì, al Patria, quindi... Cioè, noi volevamo un finale con Papillon vincente, però vi avevano già spoilerato che muore. Sì, vabbè. Vabbè, ciao. Ciao, ciao.